Per limitare la diffusione del virus non solo noi siamo costretti a stare a casa, a fare smart working e comunque sia insomma a evitare di uscire il più possibile, almeno che non sia proprio strettamente necessario, ma anche il palinsesto televisivo ha subito dei cambiamenti, ovvero le trasmissioni che solitamente prevedono un pubblico in studio ne sono sprovviste e quindi gli studi sono vuoti. Fa un po' specie appunto vedere lo studio di Domenica In o quello di Amici vuoto con il pubblico che invece di solito insomma si fa sentire bello caloroso, però le cose stanno così. E oggi uno dei programmi che ci tiene spesso compagnia durante la giornata, ovvero Uomini e Donne di Maria De Filippi, ci ha regalato anche un sorriso, ci ha strappato un sorriso. Perché? Perché se è vero che sono state tutte le raccomandazioni di Maria De Filippi molto seria, ha dato tutte le indicazioni relative all'emergenza del coronavirus, del Covid-19, ebbene, quando è entrata lei in studio è successo un imprevisto. Stiamo parlando di Tina Cipollari che, entrando in studio, come sempre ha salutato il pubblico. Ma quale? Perché il pubblico non c'era, ovviamente, perché lei stava salutando il pubblico in studio, che era vuoto. Vabbè, si può considerare pubblico anche Maria De Filippi e gli operatori e le persone, comunque sia gli addetti ai lavori che erano lì presenti, quindi magari voleva salutare loro. Fatto sta che Tina Cipollari ha strappato un sorriso al pubblico a casa, perché in tanti chiaramente hanno commentato sui social divertiti. Lei d'altra parte qualsiasi cosa fa non passa mai inosservata e i social appunto prendono spunto, commentano e fanno sapere quel che pensano. Ringraziamo però Tina, perché sia che l'abbia fatto volontariamente sia che l'abbia fatto involontariamente ci ha regalato appunto un sorriso che in questo momento di tensione così difficile è uno dei beni più preziosi.